Buonasera, siamo in diretta con Municipio X alla seconda. Per chi non lo sapesse, è il nostro speciale di Milano News direttamente sulle notizie dei municipi. In realtà abbiamo messo su un incontro tra i municipi, in questo caso il Municipio 5 e il Municipio 6, che si potranno confrontare su quattro blocchi tematici. Vi ricordo le regole per chi non le sapesse o chi semplicemente non le ricordasse e non ci avesse ancora seguiti. Per 30 minuti abbiamo 4 blocchi da 6 minuti ciascuno. In questo caso abbiamo 4 temi, uno per ogni tema, e i due presidenti, in questo caso vedremo le cariche precisamente, si incontreranno per 3 minuti ciascuno. L'idea è di potersi confrontare avendo 2 jolly a disposizione ciascuno da 1 minuto per poter ribattere sul tema più delicato. Allora vi presento gli ospiti di questa sera. Abbiamo Flavio Veri dal Municipio 5, Presidente della Commissione Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata. Correggetemi nel caso in cui sbagliassi, se non fossero sufficienti, perché ora arriva il complicato. Ecco, Municipio 6, Sergio Buonasera, buonasera. Meazzi con la carica più lunga in questione, però lo possiamo riassumere con vicepresidente del Municipio 6, Sì, virgola, eccetera, 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 quindi va eccetera, bene. in particolare assessore alla cultura, all'ambiente, al territorio, all'urbanistica, al commercio e al lavoro. Allora, buonasera, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Siete pronti per il confronto? Ah, sì, certo. Prontissimi. Allora, noi abbiamo qui il nostro gong che vi aiuta a scandire i tempi. Partiamo col primo blocco, mandiamo la grafica. Parliamo di mobilità, ci occupiamo in particolar modo di metropolitana, piste ciclabili e inquinamento. Do la parola a Flavio Verri del Municipio 5 che partirà e seguirà la risposta di Meazzi. 3, 2, 1, via. Mobilità, parlo della mobilità del territorio che conosco principalmente, quindi quello del Municipio 5, ma è un tema anche di interesse, diciamo così, più cittadino nel suo complesso. Perché? Perché lo spicchio sud di Milano, che di fatto è il territorio del Municipio 5, è l'unico ad avere una sola fermata della metropolitana sul suo territorio, ovvero solo la fermata di MM Abbiategrasso. Ciò nonostante, il nostro territorio da qui a qualche tempo sarà teatro di eventi anche importanti. Pensiamo solo che Scalo Romana, che diventerà forse Parco Romana, ospiterà il Villaggio Olimpico. Quindi c'è un'esigenza di una linea metropolitana che copra soprattutto l'asse di Via Ripamonti, perché volendo ragionare in grande potrebbe anche proseguire, ed era la vecchia idea della MSA che faceva parte del dossier Expo, ma che poi è stata abbandonata in quel contesto, potrebbe arrivare un domani fino a Locate Triulzi, dove si innesterebbe con la fermata della FS con un bel sistema di interscambio, di modo che si può fermare per dire gli arrivi dalla fuori città in quella zona. Insieme a questo, vedo che l'amministrazione comunale invece propone l'idea della città a 15 minuti, cioè il libro che il sindaco Sala ha fatto era appunto la città a 15 minuti in bici a piedi si va su dove si vuole. A Milano non è proprio così, perché io per arrivare dal mio Municipio 5 a voi 15 minuti in bicicletta non mi sarebbero bastati. E poi una città nel periodo di 15 minuti vuol dire anche investire su una serie di servizi che mancano, perché ogni contesto nel raggio di 15 minuti dovrebbe avere una serie di servizi ospedalieri, di assistenza, eccetera, eccetera, che Milano al momento non ha. Quindi è un po', secondo me, un'utopia quella della città a 15 minuti. Se invece vuole essere uno spunto per dire una città più green, volentieri. Attenzione però a non demonizzare eccessivamente chi usa l'auto, perché comunque anche le abitudini dei cittadini non possono essere cambiate da un mese con l'altro, ma la gente va educata. Va educata anche a usare la bicicletta, perché vedo tante persone che veramente violano quotidianamente il codice della strada passando col rosso, col monopattino, in bicicletta. È sì un mezzo green, ma attenzione anche a educare le persone all'utilizzo del mezzo stesso. Certo, abbiamo ancora 30 secondi, se vuole lanciare qualcosa al Municipio 6, dare qualche risposta. No, col Municipio 6 in tema di mobilità abbiamo collaborato, penso bene, sul tema della ciclovia Vento, perché mi ricordo che abbiamo poi fatto anche delle commissioni insieme proprio per licenziare e dare i rispettivi pareri municipali su questa ciclabile molto importante, quella sì, non tracciata per terra, ma una ciclabile vera con anche un respiro europeo.
Bene, direi che allora ci siamo perché sta per scadere il tempo, quindi per chi si collegasse ora stiamo trattando il blocco della mobilità, Municipio 5 e Municipio 6, con le voci rispettivamente di Flavia Berri e di Sergio Meazzi. Allora direi che faccio ripartire il tempo e diamo direttamente la parola al Municipio 6. Via. Ma dunque il tema della mobilità è un tema complesso, è un tema complesso, un tema che ovviamente cittadino non può essere solo ed esclusivamente a livello municipale. C'è un modello che pensiamo noi dobbiamo seguire, che è il modello di vivere la città e quindi dare spazio alle persone, non alle autovetture. Noi abbiamo praticamente un conto che è stato fatto, siamo una delle città, per la verità anche l'Italia, che utilizza più macchine per persona, mentre tutte le altre città europee ne hanno molte meno. Tutte le altre città europee hanno le piste ciclabili e hanno le piste ciclabili anche solo ed esclusivamente solcate con la vernice per terra. Sto parlando di Innsbruck, sto parlando di Graz, badate bene, sono governate dal centrodestra europeo, ma anche di Vienna, ma non solo, le stanno facendo anche a Genova, le piste ciclabili solo dipinte per terra, che non è un'amministrazione di centrosinistra. Questo per dire che cosa? Per dire che il tema della mobilità e dell'inquinamento non è una materia o non dovrebbe essere una materia di scontro ma di incontro, cioè il tema ambientale è un tema che non riguarda o non dovrebbe solo riguardare il centro-sinistra, ma bensì tutti quanti i partiti rappresentati ovviamente nei municipi, ma soprattutto nella città di Milano, ma che dico anche a livello nazionale. Vi faccio solo un esempio: noi abbiamo avuto in questa disavventura del Covid circa 2 milioni morti con Covid. Sapete quanti sono al mondo le persone che muoiono tutti gli anni per inquinamento, anche di polvere sottile e ultrasottile? Sono 9 milioni. 9 milioni. Noi ci auguriamo che ovviamente questi 2 milioni di Covid cesseranno. Tenete in considerazione che dall'anno prossimo quei 9 milioni non cesseranno, continueranno a morire per inquinamento. Ed è tutto evidente che il tema è un tema complesso da affrontare. Milano ha provato ad affrontarlo, tenete in considerazione che Milano ha anche una rete ATM, una rete efficiente, non lo dico io, insomma, lo è sempre stata, è una delle reti più efficienti d'Europa, e mediamente, io ve lo dico perché ho la macchina, non vado quasi mai, anzi per la verità in città non vado mai in macchina, vado sempre a piedi in metropolitana, oppure in mezzi di superficie, e tendenzialmente io arrivo veramente dappertutto in velocità. Stamattina sono uscito per esempio alle 7, avevo un appuntamento in Brera e con la metropolitana sono arrivato addirittura prima, no? Questo per dire quanto tipo di efficienza c'è su questa città. È finita così? Non è finita così, dobbiamo investirci molto di più, sono d'accordo peraltro sul prolungamento delle metropolitane. Noi abbiamo circa 1 milione di persone che entrano quotidianamente con le autovetture, voi capite che non possiamo trattenerli, è un problema ambientale, quindi dobbiamo assolutamente allargare la metropolitana verso le cinture urbane. Non uso il termine periferie, forse l'ho già detto, perché a Milano le periferie non esistono, urbanisticamente si chiamano cinture urbane, e quindi però questo non cambia, dobbiamo assolutamente, io ho sforato col tempo e anche sforare con la metropolitana verso Sesto San Giovanni e dove diceva una bella immagine quella di sforare. Vuole giocarsi il jolly? Allora sappiamo le regole, le abbiamo dette prima, che a disposizione i nostri rappresentanti Municipio 5 e Municipio 6 hanno 2 jolly ciascuno. Partiamo col minuto extra dedicato al Municipio 5, via. No, giustissimo, riconosco gran parte di quello che ha detto l'assessore. Io però volevo sfatare una storiella che sembra appunto che la colpa del PM10 o ancora meglio del PM2,5, che è la parte più diciamo così sottile, che fa più male diciamo così alla salute della cittadinanza, sia colpa di questi brutti automobilisti che girano per le città, dove l'amministrazione comunale prima l'RC va bene, poi adesso l'RB, adesso anche l'RB non va bene, via tutti i parcheggi, non si gira più in macchina possibilmente, si usano tutti gli altri mezzi alternativi eccetera eccetera. Però un dato che ho preso solo 24 ore e vado rapidissimo è che le cause di questo benedetto inquinamento, oltre alla configurazione particolarissima che ha Milano e la Pianura Padana, l'inquinamento da auto è il quarto nell'ordine, perché col 38% ci sono innanzitutto il riscaldamento, poi arrivano gli allevamenti intensivi di animali con il 15,1%, c'è l'inquinamento che produce l'industria con il 11,1% e il 9% le automobili.
Bene, allora siamo riusciti a concludere. Comunque, questi sono i tempi. Beh, direi comunque che su un tema fondamentale che comunque vi mette d'accordo è che di per sé l'inquinamento, e la pandemia ce l'ha insegnato, non ha colore, non ha ideologia, ma anzi la pandemia deriva direttamente dall'inquinamento e dal nostro impatto sulla Terra. Per cui vi portiamo anche a voi a casa la riflessione. Però noi dobbiamo passare al secondo blocco, gli altri 6 minuti. Parliamo di commercio, questa volta però do la parola prima a Sergio Mazzi, Municipio 6. Ma il tema del commercio è un tema legato anche alla mobilità, se vogliamo, no? Perché di fatto, voglio dire, una città è composta da un puzzle di situazioni che si devono tutte incastrare. Noi abbiamo avuto un problema legato al commercio di prossimità pre-Covid, e tendenzialmente, sto parlando negli anni addietro, che poi ovviamente è andato avanti questo problema, legato a, per esempio, alla grande distribuzione organizzata, no? Vi ricordate che tu dici, ah, negozi, no? Allora, insomma. Oggi il tema, ovviamente, la grande distribuzione organizzata, la GDO, è un tema finito sostanzialmente. Oggi il vero, tra virgolette, nemico è il click. Quindi con un click ti possono arrivare tranquillamente delle ciabattine a casa, le puoi provare tranquillamente, se non ti piacciono le ridai indietro. Voi capite che è un discorso epocale questo, no? Che difficilmente tu riesci a sopperire con dei regolamenti che peraltro violano anche un principio liberale di questa nazione, che è la libera concorrenza. E quindi da questo punto di vista è un ragionamento molto difficile e più che altro culturale. Però dinanzi a queste cose si possono fare delle cose. Per esempio, il Sole 24 Ore citava, tempi Covid, che i negozi di prossimità, appunto perché il negozio di prossimità poteva in qualche maniera interagire direttamente con il cittadino, potevano avere ovviamente delle chance a tornare in carreggiata se gli stessi investivano appunto su, non dico il click, ma il porta a porta, e quindi aumentando questo tipo di servizio. E quindi io credo che la città come Milano su queste cose possa ovviamente in qualche maniera interagire. Noi peraltro l'abbiamo fatto in maniera molto, molto breve sul Municipio 6, dove abbiamo sostanzialmente preso questo articolo del Sole 24 Ore, abbiamo detto, ci siamo fatti un ragionamento, abbiamo detto come lo possiamo tradurre questa cosa. La traduciamo facendo dei corsi gratuiti per tutti i commercianti del Municipio 6 che vogliono ovviamente usufruirne, dove noi spieghiamo, non io, ci sono degli esperti che sono stati nominati a bando, dove si spiega praticamente come funziona appunto l'e-commerce, come funziona il porta a porta, e cerchiamo di dare degli strumenti e dei supporti anche informatici ai commercianti che tendenzialmente magari su quel pezzo lì non sono ancora in grado di poter operare. E quindi questo è, credo, una delle piccole cose che è la punta di un iceberg che il Municipio 6 ha fatto, ma che secondo la nostra opinione può essere, come dire, un modello scuola per tutti i municipi di Milano, e non solo ovviamente dei municipi di Milano, ma anche del Comune di Milano, che peraltro con l'assessore Tajani sul discorso del commercio si è mossa anche abbastanza bene. Questo è un po' sostanzialmente una logica, perché noi abbiamo un paese come il nostro che è forse uno dei primi paesi d'Europa dove ci sono degli imprenditori micro. Non esiste in altri paesi europei il quantitativo di imprenditori micro come ci sono in Italia. Faccio un esempio: le partite IVA. In Italia ce ne sono tantissime, in Europa ce n'è un quarto di quelli che abbiamo in Italia. E quindi questi sono dei provvedimenti che si possono adottare. Oh, purtroppo il nostro tempo si è ristretto, tempo tiranno, però abbiamo un jolly e ancora non è usati, quindi darei per ora la parola al Municipio 5 con i suoi 3 minuti per quanto riguarda il commercio, e poi vediamo se sarà il caso di rispondere. Via. Sì, in materia di commercio ho visto anche, perché mi preparo prima di venire in questi appuntamenti precedenti, presenza appunto del collega, dove appunto sul tema dei municipi e dei poteri. Sul commercio forse è uno degli ambiti dove il municipio ha meno poteri rispetto che altre tematiche come la gestione del verde, eccetera, eccetera. Comunque è giusto considerarlo, perché comunque quantomeno i rapporti con le associazioni di via e quantomeno anche le feste di via, che adesso via via si stanno sempre meno realizzando anche per le motivazioni del Covid. Qui piccola critica: aver aumentato il costo della polizia locale per le feste di via, perché le associazioni fanno fatica a sostenere questo costo e a volte non riescono appunto a realizzare questi eventi, ma questo è solo un inciso.
L'aspetto del commercio però è un aspetto che personalmente mi preoccupa, perché è agli occhi di tutti come dire, un cambiamento che io non considero bello per Milano, ovvero vecchie famiglie storiche di bottegai, negozianti, i cartolai di quando eravamo bambini che entravamo a sentire l'odore delle copertine a settembre, cioè tutto quel mondo che almeno io che sono degli anni 70 sono vissuto così. Chiusure, ma anche non per Covid, perché proprio non ce la si fa più, non c'è più quel mercato, non campano più insomma con questo tipo di attività. Invece la presenza di soggetti, dipendentemente dalla provenienza, se Cina, che comunque riescono a subentrare in attività preesistenti, soprattutto di somministrazione di alimenti e bevande, quindi bar, ma anche appunto piuttosto che le sartorie, quindi come dire un'artigianalità nostra tipica che si sta via via perdendo. Io temo che anche con gli incentivi questo fenomeno possa purtroppo come dire, avere una ripresa. La cosa mi preoccupa molto. Verissimo, c'è il mondo dei colossi dell'online, senza fare nomi, finisce con on, che sta ammazzando, ma lo dico perché anch'io ogni tanto cedo alla tentazione quando non trovo qualcosa in giro, per comodità, praticità, eccetera, eccetera, lo schiaccino, mi sono accorto che l'ho fatto anch'io, insomma, quello... è vero, bisogna stare al passo coi tempi, questa è la globalizzazione, sì, da un lato, però non c'è modo di recuperare, come dire, una storia nostra di artigianato, di questo tipo di attività. Vedo che gli unici forse più combattivi sono gli esercenti dei negozi, dei bar, chiamiamolo così, tra virgolette, della movida. Il nostro caso è alla via Scagno Sforza, per esempio, dove c'è una componente di esercizi appunto pubblici che chiederebbero addirittura la pedonizzazione della via, mentre un'altra sensibilità dicono no, però quella via serve per il deflusso dal centro verso la periferia, e quindi c'è un bel dibattito sul tema. Sono sempre temi molto delicati in realtà, perché da qualunque punto uno lo guardi in realtà le personalità coinvolte sono molte. Devo chiedere al Municipio 6 se vuole ribattere. Sì, voglio ribattere, non so se si allora, usa il jolly, che una, però non voglio neanche ribattere, volevo solo implementare, perché ribatto. Qualunque risposta jolly. È jolly, quindi andiamo, un minuto al Municipio 6. Ma no, intanto io dico una cosa, noi non ci dobbiamo deprimere, ok? Perché la nostra artigianalità... Il top di gamma l'abbiamo e dobbiamo coltivarlo, dobbiamo implementarlo. Si chiama moda, si chiama design, si chiama food, si chiama turismo. Queste sono le caratteristiche dei nostri artigiani, e sta cambiando morfologicamente la componente, ovviamente, per esempio di giovani che investono sull'enogastronomia, non per aprire un bar, per fare appunto magari una produzione. Questi sono i pezzi di qualità che ha questa nazione, che deve assolutamente implementare e cercare ovviamente di supportare, ma le abbiamo, non sono spariti, questo è importante, lo dico sempre, perché altrimenti si rischia ovviamente di non valorizzare determinati tipi di categorie. Ovviamente dobbiamo essere in grado però nello stesso tempo di aiutare e cercare di rafforzare il tessuto commerciale. Dicevo prima, siamo troppo piccoli, dobbiamo allargarci, dobbiamo provare a fare una massa critica per aggredire il mercato. Il mercato qual è? Non è il mercato interno, ma il mercato esterno, europeo e mondiale. Ma ce la possiamo fare perché abbiamo tanta, tanta qualità. Bene, questo è un messaggio positivo, ci unisce tutti anche, direi anzi un po' di positività, e che sviluppi anche la creatività anche di chi ci sta, certo, ascoltando. Allora, il vostro tempo per il secondo blocco è scaduto, dobbiamo proseguire con il terzo blocco, guardiamo con la grafica insieme il tema, ci occupiamo di verde, parchi, giardini, riqualificazioni. Ora dobbiamo dare la parola al Municipio 5 con Flavio Verri, do il via ai suoi 3 minuti. Sul tema verde gioco in casa, nel senso che noi siamo fortunati da questo punto di vista, abbiamo gran parte del Parco Agricolo Sud Milano, ricompreso nel nostro territorio. Ed è una risorsa e una bellezza che è stata, diciamo così, non riconosciuta per un bel po' di decenni. Ultimamente c'è una riconsiderazione di questi luoghi finalizzata anche a una loro valorizzazione e una fruizione anche da parte di famiglie, di runner, di gente che vuole vivere il Parco Sud, cosa che prima non era molto praticato, pur avendo una realtà come l'Abbazia di Chiaravalle all'interno, che è qualcosa di unico, insomma, obiettivamente parlando. Per questo motivo, come Municipio 5, per esempio, abbiamo deliberato di chiudere
al traffico delle auto la via Vaglianovalle, che parte dal quartiere di Fatima e arriva a Chiaravalle, nei weekend e nei festivi, nel periodo estivo, cioè da aprile a ottobre. Bellissimo vedere famiglie che corrono, camminano su questa via a grappoli colorati in questa passeggiata che è stupenda. Qual è l'unico problema? Il problema è la presenza di una cascina in via Vaglianovalle, occupata da un'etnia particolare, che a fianco a questo insediamento, ovviamente non autorizzato, ha creato una discarica a cielo aperto, che è andata anche sui giornali recentemente, che è veramente un pugno in un occhio. Perché sono montagne di rifiuti, tra rifiuti di macchine, quindi carrozzeria, piuttosto che lavatrici, piuttosto che mobile, che quando passi in quei 40-50 metri ti decade tutta la bellezza di quello che stai percependo del verde intorno. Per questo motivo spero che si possa quanto prima arrivare a una soluzione, perché anche solo di bonifica lì non ho idea i costi che ci vorranno, ma è un intervento da fare assolutamente, perché altrimenti penalizza tutto quel lavoro di riqualificazione e anche di rivitalizzazione del Parco Sud che si sta cercando di fare. Se ho poi anche qualche altro secondo sul tema riqualificazione, beh, noi abbiamo tutto il mondo Scalo, ma anche Piazza Trento, una delle famose sette piazze di accesso alla città, benché Piazza Trento una piazza non lo sia mai stata e non lo sarà mai, perché la sua conformazione non è da piazza, però è stata così qualificata. Il problema è che questa opera di riqualificazione collegata alla nuova torre di A2A, 400 passa metri di torre, cosa comporta la riqualificazione? E qua torniamo su un tema che abbiamo già trattato. La riqualificazione, quindi con pavimentazione, piste ciclabili, comporta la perdita di 332 posti auto per i residenti, con condomini anni dei primi anni del Novecento, comunque degli anni 40, dove non hanno i box interni. Questo è, secondo me, uno dei problemi. Non necessariamente, secondo me, una riqualificazione di un comparto deve prevedere anche una limitazione di quei servizi che un comune deve assicurare. Quella dei parcheggi, perché non si sta chiedendo di metterne di più, si sta chiedendo di mantenere quelli attualmente esistenti e sempre occupati. Bene, il suo tempo è scaduto, la ringrazio, è stato precisissimo. Abbiamo il 3 minuti di risposta dal municipio 6. Facciamo partire il tempo, sempre blocco tema verde. Ma il tema verde sarà un tema centrale per i prossimi anni a Milano, no? Vabbè, è già cominciata questa cosa, è cominciata anche 5 anni fa, io è la seconda consigliatura che faccio. E l'abbiamo subito posto all'ordine del giorno, era quasi in anticipo. Milano rispetto, voglio dire, alle politiche scorse, non è mai stato considerato, per una questione culturale, non ne faccio una questione più che altro politica, ma la questione ambientale, la vecchia questione ambientale, che ha praticamente, lo diceva, figuriamoci, Enrico Berlinguer, no? la famosa questione ambientale. Ma abbiamo iniziato ovviamente a lavorare su questo, con fatica. Però ultimamente sul verde tante risorse, per esempio una delle poche risorse che i municipi hanno come manutenzione straordinaria per provare ovviamente a intervenire in maniera puntuale alle esigenze dei cittadini. E questa cosa ovviamente va anche questa accompagnata, modificata e man mano ovviamente implementata, cioè cercando di migliorarla. Però io faccio un esempio che credo che possa essere un esempio come dire, di quanto possa essere capace di intervenire sui processi l'autonomia. Noi abbiamo nella manutenzione straordinaria, possiamo scegliere, noi abbiamo per esempio scelto, abbiamo fatto ovviamente uno studio, abbiamo scoperto che il municipio 6 era il municipio con più aree cani. E quindi si erano costruite aree cani, il collega sa che hanno un costo anche abbastanza importante. A questo punto ci siamo fermati e abbiamo detto ok, adesso esistono i bambini. E abbiamo fatto 5 anni destinando tutti i fondi, la maggior parte dei fondi, l'80-85% dei fondi solo ed esclusivamente alla riqualificazione dei giochi per i bambini. Posso dire, ve la do in anteprima, siete i primi a cui do questa novità, come municipio 6 abbiamo finito tutto ciò che era di 15-20 anni indietro, di sistemazioni che ci chiedevano che non avevamo mai fatto o completamente mai fatto, e oggi dopo 5 anni non abbiamo più cose alle spalle. Abbiamo solo da guardare avanti, perché le cose alle spalle abbiamo finite tutte. Ovviamente cercando di cambiare qualche cosa, perché poi il tempo modifica anche le cose, no? Non sono tutte uguali, però questo era un obiettivo che ci siamo dati. È un obiettivo che va verso l'autonomia appunto dei municipi laddove si può, ma l'autonomia in generale, perché quando hai l'autonomia puoi intervenire su alcuni processi e renderli, voglio dire, come dire, più vicini
più vicini ai cittadini. Adesso c'è tutto un tema legato per esempio alla manutenzione e anche alla vigilanza dei parchi. Io per esempio penso che sia importante provare ad affiancare ai parchi pubblici milanesi delle, chiamiamole, non guardie ecologiche, ma delle guardie del parco, che non devono avere il mitra e la pistola, neanche l'elmetto. Possono tranquillamente andare all'interno dei parchi di giorno, ma anche di sera, ok, cercando ovviamente di risolvere le esigenze che i cittadini hanno, che non sempre sono legate a chissà che cosa, sono magari legate a dei piccoli interventi che possono tranquillamente essere fatti. In merito anche il Municipio 3 propone l'utilizzo nel Parco Lambro delle giacche verdi, quindi questo può essere sicuramente... Chiamiamole come vogliamo, insomma, adesso non... I cavalli che aiutano anche i bambini... Assolutamente, cioè nella... No, certo. Mi sembra che qualcuno voglia giocarsi il jolly, tra l'altro questa carta perfetta casca a pennello, allora il suo minuto di risposta. Ma lui c'è il jolly, non ho i jolly. Sono jolly tra l'altro per chi personalizzati, vedere, sono personalizzati da solo, del municipio. Ah, dai, sei fatto tu. Allora, via allora, il tempo, grazie. Un minuto. No, tema su giacche verdi, guardie ecologiche. Ho sentito di questa iniziativa appunto di mettere delle figure, chiamiamoli, non capito se ranger, guardiani, eccetera, eccetera. Io apprezzo molto comunque il lavoro svolto dalle guardie ecologiche volontarie, che hanno anche potere sanzionatorio in quanto pubblici ufficiali, perché sono persone che conosco che hanno una passione per la natura, e in più vanno alla ricerca delle segnalazioni anche di abbandoni per poi appunto fare in modo che... Purtroppo le GEV sono state ferme dall'inizio Covid, perché essendo magari molti anche in età di pensione, anziane, così andava. È un peccato. Giacche verdi nel nostro territorio sono arrivate proprio questo weekend a presidiare anche loro. C'è il nuovo regolamento delle GEF che mi piacerebbe leggerlo per capire, e dovrebbe essere l'impulso per farle ripartire. Mentre sul tema sempre municipio e risorse, è vero che la manutenzione straordinaria sul verde abbiamo delle possibilità. Sarebbe bello, e questo in prospettiva per ragionare dei nuovi municipi fra quel prossimo giro, che una leva anche economica di scelta l'avessimo anche sulla manutenzione straordinaria delle scuole, altro tema fondamentale, tanto o quanto più del verde. Direi che in realtà il nostro minuto è passato, il gong non si è sentito, però è terminato. E direi che insomma ci siamo trovati, con i jolly siamo dentro i numeri, ne rimane ancora uno a disposizione di Sergio Miazzi, però... Lo puoi giocare adesso oppure lo teniamo per l'ultimo? Io posso giocare un jolly? Volendo, ne ho ancora uno a disposizione. E io lo gioco il jolly. Lo vuole giocare adesso? Me lo presta il municipio 5? Mi sembra un peccato mostrare queste carte personalizzate molto bene. Anzi, se le mostro queste in camera carte, così. Esatto. Sono del municipio 5, però 5, le possiamo io prendo e gioco il mio jollino, ma non per criticare, ma per... ma non per criticare, ma per, come dire, andare avanti nel ragionamento, perché tre minuti su un tema così complesso sono veramente pochi. Però dico solo una cosa. Rafforzando poi il ragionamento che facevo prima, pensate agli scali ferroviari quando verranno fatti. Faccio un esempio: San Cristoforo, che in qualche maniera ci accomuna, sarà ovviamente un fiume verde, ciclo pedonale con una passerella che da San Cristoforo passerà su Piazza Tirana e di fatto abbatterà un muro, che era un muro impenetrabile perché dalla parte opposta nel Naviglio non ci potevi transitare se non a nuoto. Questo ponte ovviamente legherà la città e quindi ovviamente domani dal Ronchetto col fiume verde al centro con la M4 sarà veramente un attimo. Faccio notare, M4 significa 15 minuti, veramente. Milano-Linate, cosa significa? Significa che potenzialmente chi arriva a Linate con un aereo può tranquillamente alloggiare in Giambellino. Dico in Giambellino, ma per fare una cosa. E questo credo che sia una cosa importante. Dopodiché dico anche il tema dei rifiuti. Attenzione. Municipio 6 è uno dei municipi, non so se il 5, penso di sì, non lo ricordo, però poco cambia, che attiva le fototrappole. Proprio l'altro giorno ne abbiamo pescato uno che è depositato, ha preso una mazzata, una multa pazzesca. Bene. Guardate, ve la dico per esperienza personale, come sapete i dati non si possono poi avere, dico solo questo. Sappiate che non è solo un tema legato a comunemente detti rom, non è proprio così o sempre così, molto spesso sono gli insospettabili. C'è stato un medico chirurgo che, voglio dire, ha sversato un frigorifero. Questo per dirvi che il tema dell'abbandono dei rifiuti diventa un tema centrale ma anche culturale. Attenzione a non dare solo delle etichette, perché poi nella verità non è sempre così. Anzi, mi permetto di dirvi, perché è un tema di interesse, perché il gong ha suonato, quindi scusate. Il suo minuto è finito. Chiedo scusa anche al collega, ma insomma dovevo finirmi in qualche modo. Abbiamo finito, siamo comunque elastici, ecco, per le tempistiche.
Lasciare dei vuoti comunicativi o dare etichette comporta dei rischi spesso, per cui valutare sempre bene l'impatto che si dà, anche l'idea che si dà, perché il tema comunque ambientale di rispetto del territorio deve toccare un po' tutti. Però è arrivato il nostro ultimo blocco, vi ricordo che non avete più jolly a disposizione, ci occupiamo di cultura. Adesso dobbiamo dare la parola a Sergio Meazzi del Municipio 6, che riprende e ci parla di cultura. Guardiamo la grafica insieme: musica, teatri e turismo post-Covid. Via il tempo con i suoi 3 minuti. C'è un'esigenza pazzesca, se ci pensate, di poter... Intanto apro e chiudo una parentesi e la voglio fare pubblicamente e anche in diretta, che mi sembra anche l'occasione. Io sono sempre stato molto vicino alle persone dello spettacolo, che sono quelle che in qualche maniera questo Covid l'hanno subito maggiormente, perché i ristori cosiddetti non sempre sono arrivati, se sono arrivati erano assolutamente insufficienti, ma tante persone, teatri che conosco, hanno fatto degli investimenti anche strutturali di riciclo d'aria, di purificazione dell'aria, non hanno potuto aprire. Quindi è un comparto che in Italia ce n'è un bisogno eclatante, ma è un comparto ovviamente che in questo caso sul Covid è quello che ha sofferto di più e se ne sente di più la mancanza. La ripartenza c'è, esiste. Vi do solo un dato, sempre in diretta, visto che oramai siamo appunto sulle novità, abbiamo finito proprio un bando dove abbiamo fatto circa 100.000 di denari proprio per agevolare le attività culturali in generale. Abbiamo avuto tantissime richieste, faremo fatica a soddisfarle tutte, faremo fatica, però questo è per noi una, come dire, il fatto di riuscire in qualche maniera a fare cerniera, il fatto di riuscire a fare emorragia con tutte le associazioni che hanno un gran bisogno di territorio. Il municipio cosa fa? Il comune cosa fa? Supporta queste attività, supporta, non le sostituisce, le supporta. E questo io credo che sia un lavoro, peraltro, che noi abbiamo fatto anche molto bene. L'assessore Del Corno credo che sia indiscutibile dal punto di vista della preparazione e delle capacità che ha messo in campo per Milano, trasformando poi Milano anche una delle città europee maggiormente di cultura. Noi nel nostro piccolo l'abbiamo fatta aprendo le finestre, la cultura è aprire le finestre. Non è chiuderle, non è per pochi, la cultura non è per pochi, è per tanti, e noi abbiamo dato la possibilità appunto a tanti di poter usufruire per esempio dei nostri due spazi, uno è l'ex Fornace e uno invece è lo spazio 6 Centro, dove per 365 giorni all'anno abbiamo sviluppato attività culturali che possono essere mostre, incontri, cineforum, presentazione di libri, 365 giorni all'anno sempre full su due spazi culturali. Non abbiamo fatto una magia, abbiamo aperto le finestre e abbiamo detto la cultura è un elemento che accomuna tutti, la cultura è quell'elemento che unisce il popolo, aiuta il popolo, aiuta il popolo a ragionare, aiuta i giovani a trovare il proprio io, e quindi noi dobbiamo agevolare questi meccanismi, e credo che siamo anche riusciti a farli. Dobbiamo però amplificare e destinare più risorse alla cultura. Non ricordo bene, ma l'Italia è uno dei paesi europei, l'Italia, che spende meno in cultura. La Francia ha 3 volte tanto di spese in cultura. È vero, infatti, che per esempio sulla cinematografia la Francia sta facendo dei pezzi bellissimi legati per esempio a dei film e delle produzioni francesi con attori di teatro, e quindi hanno fatto questo mix attori di teatro che si dedicano al cinema. I risultati ci sono perché sono veramente delle produzioni ottime, e quindi io credo che questo sia uno dei percorsi che l'Italia, non in Milano, Roma, l'Italia deve assolutamente provare ad agevolare. Io non so se ho finito il tempo, ma vedo gli occhi funziona, e credo che io fermarla. Ho finito il tempo. Adesso abbiamo avuto dei problemi di collegamento, ma il tempo è finito. Ho visto gli occhi che mi guardavano con una... allora ho detto, ho capito, è successo qualcosa, ho detto qualcosa che non andava, ho finito questa, il tempo. La comunicazione è un po' più limitata, ci si affida ad altri elementi, quella. Però stanno dando il gong anche a me. Quindi do i 3 minuti di risposta, siamo giunti al termine, quindi l'ultima opportunità per toccare il tema cultura, do la parola a Flavio Verri, Municipio 5. Grazie, no, riprendo la citazione del riferimento fatto all'assessore Del Corno, perché? Perché è giusto di qualche giorno fa la comunicazione dell'assessore che aderisce a un'iniziativa avviata dal nostro municipio, in particolare dal mio gruppo consigliare,
per dare il nome alla piazza senza nome al Grato Soglio. Di fatto era un ambito dove è stato proiettato anche i quadri di Frida Kahlo, la presenza del sindaco, una cosa molto bella. Da lì è nata l'esigenza di, per rivitalizzare quella e riqualificare quella porzione di territorio che lì sì, non, la chiamano periferia, vogliono farsi chiamare periferia per uscire dal concetto di periferia. L'idea è stata quella di lanciare un concorso di idee al quale partecipassero le scuole, le social street, i cittadini, le associazioni presenti per proporre un nome alternativo alla piazza senza nome, creando poi, e questo è stato anche l'aspetto ulteriore, una commissione di valutazione composta da rappresentanti dell'ALER, perché quella parte di Selciato è di proprietà ALER, Regione Lombardia, e nominando anche due esperti di cultura del territorio per scegliere, diciamo, il nome. Alla fine è stato scelto Agorà delle Torri Bianchi, e il concetto di Agorà è molto bello, cioè la piazza che racchiude tutte le funzioni principali, anche l'incontro, il mercato, tutto quello che era dell'antica Grecia, e ci ha promesso l'assessore del Trono che entro la fine mandato ci sarà l'intitolazione ufficiale. Anche il Municipio 5 ha fatto dei bandi per la cultura, soprattutto per quelle compagnie che avevano allestito degli spettacoli che poi non hanno potuto diciamo così rappresentare. Ma la cosa dove si è incentrato anche lo sforzo economico del Municipio quest'anno è stata la realizzazione di un concerto il 17 di dicembre scorso, omaggio a Ennio Morricone col maestro Diego Basso, quindi la presenza della flautista Andrea Griminelli, che anche recentemente era a Verona a fare la rappresentazione sempre su Morricone, insieme all'inaugurazione di una scuola di CS School nata nel comparto Symbiosis, che è quello che si è sviluppato dopo Prada, quindi quel contesto molto di rinascita dopo City Life, dopo Porta Nuova, quello diventerà forse l'ambito più cool, diciamo così, di Milano, anche per la presenza dello scalo romano, Parco Romana, Villaggio Olimpico e tutto quello che ne consegue. Una scelta perché, non potendo dare risorse affinché gli studenti andassero a vedere gli spettacoli nei vari teatri, abbiamo, come dire, accolto lo stanziamento che già era prefissato e già era stato deliberato per sovvenzionare questo tipo di spettacolo, che non è costato poco, anche perché hanno fatto riprese molto particolari con tecnologie molto avveniristiche, eccetera eccetera, ma siamo stati contenti di sotto Natale di dare una, come dire, un'occasione di bellezza, perché quella musica lì veramente ti entra dentro le corde a beneficio di tutti. Vi ringrazio, allora ho scaduto così anche il tempo del blocco numero 4 parlando di cultura. Vi ringrazio per la partecipazione, perché abbiamo toccato temi sempre molto interessanti. In realtà la nostra idea è questa, attraverso lo stratagemma dello scontro-incontro, di presentare a chi ci sta guardando non solo le figure anche che fanno parte della città per conoscervi meglio, ma anche per conoscere meglio la città attraverso questi temi che sono poi importanti per tutti quanti, per coloro che vivono e la partecipano e quindi la rendono tale. Vi ringrazio ancora, ringrazio anche chi ci ha seguito da casa e vi ricordo che se voleste commentare noi ci prendiamo l'impegno di riportare i messaggi direttamente agli interessati. Grazie ancora. Grazie a voi che date voce ai municipi, che non è molto comune. Il nome è proprio questo. E soprattutto più che scontro è incontro. Perché il tema vero poi è la collaborazione, non è tanto lo scontro, che potremmo anche farlo, ma che poi il telespettatore forse rende troppa confusione. Quindi, sì, insegniamo che questo è importante, argomentare nelle trasmissioni è una cosa positiva, secondo me. Allora, grazie a Fravivere Municipio 5, Sergio Meazzi dal Municipio 6, vi auguro a tutti quanti buona serata.